Allora, buongiorno a tutti. Incominciamo questa conferenza stampa. E con me ci sono il presidente dell'ANCI Maurizio Mangialardi, l'assessore Bora e l'assessore Pieroni. È per noi importante questa giornata perché questa mattina abbiamo deliberato in giunta tutta una serie di provvedimenti che danno regole e misure per la riapertura delle attività economiche più diverse. Ci sono sia l'assessore Pieroni che l'assessore Bora perché in maniera complementare raccolgono la stragrande parte delle attività. E ovviamente l'ANCI, in rappresentanza dei comuni, che sono i veri protagonisti poi nel momento in cui la riapertura avverrà materialmente proprio per l'applicazione, per l'esercizio, il controllo di tutte le funzioni che si attiveranno. I temi sono ampi, più diversi, si va dalle spiagge, ai ristoranti, ai centri estetici, a di tutto di più. Io vorrei partire ricordando un atto che sempre oggi abbiamo approvato, che riguarda invece i servizi di tipo sociale, servizi di socio-educativi, l'animazione per i ragazzi, i centri di dipendenze patologiche, centri antiviolenza, servizi domiciliari, servizi semiresidenziali. Quindi riapertura non solo per le attività economiche, ma anche per questi servizi molto attesi dalle famiglie. Abbiamo chiesto sabato scorso, coordinandoci proprio con l'ANCI, a tutti gli ambiti territoriali e sociali, di mandarci il calendario delle loro riaperture. Ne abbiamo un primo calendario perché ovviamente non tutti hanno risposto, attendiamo gli altri, quindi poi aggiungeremo man mano che ci arrivano le risposte servizio per servizio, ma pubblicheremo in giornata anche tutto questo elenco perché appunto dai centri estivi ai servizi educativi domiciliari, ai centri diurni, sono tutti servizi che vanno verso quelle famiglie che riprendono l'attività e il lavoro, quindi c'è anche un incrocio tra la ripartenza economica e l'attenzione a questi mondi. Credo che una regione come la nostra non poteva non tenere collegati questi provvedimenti, quindi vedere la riapertura dell'attività sociale in parallelo alla riapertura delle attività economiche. Io passerei la parola a Maurizio Mangialardi, poi a Manuela e infine lasciamo l'ultimo intervento e le conclusioni all'assessore Pieroni con le attività che segue lui. Maurizio. Sì, buongiorno a tutti. Intanto Presidente, grazie per l'invito, ma soprattutto per il metodo. Per noi è stato molto importante, è stato molto faticoso, lo devo dire, perché con gli assessorati, con i due assessori in modo particolare, con la struttura regionale, c'è stato in questi giorni un serrare le fila per dare delle regole e abbiamo condiviso il percorso che il Presidente ha voluto, cioè quello di mettere a disposizione protocolli prima anche di quello che sta facendo il governo e quindi abbiamo cercato di calibrare le necessità del nostro territorio e l'abbiamo messo a disposizione. Siamo anche convinti, lo dico Presidente, che il lavoro che abbiamo fatto e che abbiamo prodotto sia anche propedeutico anche all'azione del governo. Spero anzi che vengano recepite in gran parte le linee di indirizzo che abbiamo messo in campo, che ovviamente, come hai detto, riguardano tanti settori. Ho visto che avete fatto già la sperimentazione per quanto riguarda i parrucchieri, tolettatura, poi tutto il pacchetto del turismo che è stato veramente importante perché lì dentro c'è il settore forse in questo momento che ha pagato di più in termini oggettivi perché e continuerà a pagare, quindi c'era la necessità di mettere in campo operazioni di tutta la parte ricettiva, quindi alberghi, strutture, penso a quello che è stato fatto sull'impresa balneare che è stato un lavoro enorme.
e ritengo che ci siano le condizioni per ripartire bene, sapendo che c'è un periodo transitorio dove il tema del distanziamento sociale è quello che ha guidato tutto e che rispetto al quale ovviamente stiamo producendo. Siamo stati fino a qualche ora fa, posso dire, con l'assessora Bora rispetto a tutto l'altro comparto. C'è grande soddisfazione, Presidente. Abbiamo lavorato tanto, il coinvolgimento dei sindaci ovviamente è stato tavolo di lavoro e direttivo dell'ANCI e poi contaminazione fino all'ultimo sindaco per tenerlo informato. Se mi posso permettere, Presidente, un grande ringraziamento alla vostra struttura. Ci sono stati dirigenti funzionari che hanno accolto, ci sono state qualche volta anche fughe in avanti in alcuni comparti sul piano della comunicazione esterna, ma nessuno si è fatto condizionare. Presidente, mi sembra che quello che stiamo producendo oggi sia un grande risultato e confidiamo. L'altro pacchetto, è fatto bene sottolinearlo, quello del servizio alla persona, perché non c'è una ripresa economica, non c'è una ripresa occupazionale se non diamo garanzie sul fronte dei servizi, e stiamo facendo anche su questo un grande lavoro. La Regione ha deciso, lo dico per tutti, di fare un percorso qui condiviso. Non ha imposto nulla, ha chiesto agli ambiti territoriali sociali di avere il contributo in funzione delle necessità dei servizi già prestati, ricalibrati, e il provvedimento che il Presidente farà tiene conto essenzialmente di questo passaggio. Quindi, Presidente, ci siamo, io penso che siamo nella strada giusta e sono convinto che il lavoro che sta facendo la Regione Marche sia quello più efficace e anche importante per la ripresa davvero nella seconda fase. Va bene. Grazie, sì, io ringrazio ANCI, con il quale in questi giorni, in queste settimane c'è stato, insomma, da sempre un rapporto molto collaborativo, molto proficuo. Proprio venerdì pomeriggio ci siamo confrontati su questi ultimi protocolli che sono stati portati in giunta. Stamattina mi riferisco al protocollo per bar, ristoranti, per mercati e anche quelli per negozi di abbigliamento. Il protocollo invece per estetisti e parrucchiere, sul quale avevamo iniziato a lavorare insomma sin da subito, è stato oggetto, come sapete, di un collaudo tra virgolette positivo che si è tenuto venerdì scorso alla presenza del presidente Ceriscioli e della direttrice dell'ASUR Nadia Storti, e quindi insomma con oggi terminiamo l'ultimo dei pacchetti che riguarda le attività produttive. Ringrazio non solo la mia struttura ma l'ufficio igiene di Regione Marche, che ha avuto un ruolo importantissimo in questa fase, perché è evidente che la riapertura non deve essere condizionata a venir meno delle condizioni di sicurezza, che invece sono sicura verranno rispettate. Anzi, proprio venerdì sono rimasta molto colpita dal grande senso di responsabilità che vedo e leggo negli occhi di chi riapre in un momento così delicato e complesso. Accanto a questo mi permetto di aggiungere, è importante che ciascuno di noi, quando si recherà in queste strutture, sia consapevole che l'attività di prevenzione a casa è forse l'arma più importante che abbiamo per evitare il diffondersi del contagio. In queste prossime ore, in questi prossimi giorni, la Regione Marche sarà concentrata in un'attività di informazione a 360 gradi su tutto il territorio regionale. Ci saranno anche tanti nostri funzionari pronti a rispondere a qualsiasi informazione, per cui cerchiamo di sfruttare al meglio questi giorni che intercorrono da qui al 18, quindi quella che speriamo sia la data ufficiale della prossima riapertura, per attrezzarci al meglio a questa grande giornata. Molto bene. Moreno. Grazie, ma per aggiungere solo e per rimarcare, intanto
il grande lavoro che il Presidente ha voluto coordinare di due assessorati così fondamentali in questo caso per la ripresa del settore economico e parliamo del turismo e del commercio in generale. Abbiamo lavorato in squadra in maniera forte, credo che poche altre volte altre regioni abbiano svolto questo percorso e oggi possiamo dire che, lo ricordava prima il Presidente, siamo la prima regione italiana che approva con un atto ufficiale, al di là delle bozze, i percorsi di protocollo e le linee guida che dovranno essere utilizzate nella nostra regione in questi da qui in poi. Come turismo in generale, come turismo abbiamo voluto già da qualche tempo, ormai da più di 3 settimane, dare un messaggio chiaro con l'individuazione della data del 29 maggio, che è l'inizio del ponte estivo del 2 giugno, e l'apertura della stagione estiva. È chiaro che intorno a quel percorso che abbiamo definito come scelta per l'apertura della stagione estiva, poi abbiamo inserito tutta una serie di, come dire, interventi. Il primo è stato quello in collaborazione, qui Presidente è giusto ricordarlo, con l'assessorato all'ambiente che ha già fatto partire le procedure per i controlli all'interno delle acque sul mare, quindi per avere la balneazione pronta al momento dell'apertura della stagione estiva del 29 maggio. E poi siamo andati avanti con i protocolli che abbiamo comunque sempre in stretto rapporto portato avanti con il commercio. I protocolli per quello che riguardano il turismo sono uscite tutta una serie di notizie, ma oggi vedrete che c'è un'ulteriore novità che naturalmente nel rispetto della sicurezza dei nostri concittadini che andranno al mare nelle spiagge private e dei turisti, comunque diamo un'ulteriore opportunità alle strutture, nel senso che noi abbiamo sostanzialmente 4 protocolli definiti per quello che riguarda il settore della ricettività in generale, strutture alberghiere. Per le strutture alberghiere le criticità erano minori, ma anche qui abbiamo voluto focalizzare bene l'accoglienza dei nostri turisti. Intanto soprattutto per all'interno delle stanze sarà obbligatoria la sanificazione delle stanze ogni volta che ci sarà il cambio dei vari, come dire, delle varie persone che stanno all'interno delle stanze e comunque quotidianamente una igienizzazione continua. La seconda è all'ingresso, dove abbiamo con grande chiarezza voluto mettere anche qui un percorso di ingresso all'interno dell'albergo con il distanziamento, mascherine, proprio protocolli abbastanza definiti e molto chiari. Sempre all'interno della struttura ricettiva il percorso riguarda la ristorazione interna, cioè i ristoranti interni, quindi lì non potrà, si dovranno evitare assemblamenti, quindi buffet preferibilmente dovranno essere portati dai camerieri che devono rispettare norme di sicurezza e quant'altro, non stiamo qui a dirvele perché le conoscete bene, mascherine, guanti e quant'altro, ma dovranno essere portate non sui vassoi ma sui piatti, quindi proprio perché da questo punto di vista vogliamo evitare tutti i rischi possibili e dare comunque un messaggio che nelle Marche, chi arriva nelle Marche ha una sicurezza dal punto di vista sanitario. Questo riguarda le strutture alberghiere e naturalmente extra alberghiere che sono B&B, country house e quant'altro, e agriturismi e quant'altro. Il secondo protocollo riguarda i villaggi e i campeggi, dove, ecco, questo è stato un protocollo per noi molto molto particolare, attenzionato fortemente da parte della struttura del turismo e della sanità, che anch'io mi aggiungo alle parole del Presidente Di Emanuela, voglio ringraziare perché insieme abbiamo costruito questo percorso in stretto rapporto con le associazioni di categoria e naturalmente con l'ANCI, e devo dire che il Presidente dell'ANCI, Mangialardi, è stato comunque presente e costante e ha cercato di coniugare le giuste e legittime richieste che arrivavano dai comuni con i protocolli che noi stavamo mettendo in campo. Per quello che riguarda i villaggi, qui le criticità sostanzialmente più, come dire, rilevanti erano collegate alle piscine ed erano collegate ai servizi igienici, quindi ai momenti di grande, e agli spazi di animazione. Per quello che riguarda le piscine abbiamo previsto
che chi va che all'interno della piscina, sul bordo delle piscine, possono essere comunque installati lettini o quant'altro, purché distanziati, questo è un passaggio importante, di 2 metri. Questo passaggio l'abbiamo mantenuto e rispettato, vedrete negli altri protocolli che abbiamo fatto per i balneari e per le spiagge libere. Questi 2 metri perché sono fondamentali anche da questo punto di vista. E naturalmente il consiglio e quasi l'obbligatorietà che queste attrezzature che sono a bordo piscina debbono essere o segnalate, quindi definite bene, o meglio ancora installate. All'interno delle piscine abbiamo previsto che ogni 10 metri quadrati possono entrare al massimo 4 persone, chiaramente nel distanziamento sociale, ma abbiamo voluto dare la possibilità, in accordo con le associazioni di categoria, di condividere anche lo spazio piscina, perché ci sono dei momenti nella giornata che è giusto entrare in acqua, ma questo garantendo tutte le normative, quindi 4 persone ogni 10 metri quadrati. Per quello che riguarda i servizi igienici dei villaggi e campeggi, che sono forse i punti più difficili da attenzionare per questo protocollo, abbiamo voluto fortemente sanificazione almeno 2-3 volte al giorno e igienizzazione in continuo. Quindi qui i titolari dovranno impegnarsi fortemente per dare quel messaggio di attenzione dal punto di vista sanitario ai villeggianti che stanno all'interno della struttura. Poi abbiamo le strutture balneari. Ecco, questo è stato un percorso non semplice, perché effettivamente abbiamo dovuto coniugare le esigenze dal punto di vista sanitario della sicurezza con le legittime esigenze delle strutture balneari, che volevano comunque avere la possibilità di accogliere nella sicurezza. Ci sono state una serie di solleciti. Eravamo partiti con normative la proposta era una bozza da parte della sanità, ma oggi, proprio ecco, questa è la notizia, oggi in giunta abbiamo deciso di fare un percorso condiviso tra noi, l'Emilia Romagna e eventualmente l'Abruzzo, che ci hanno già chiesto i nostri protocolli per verificare la possibilità, se riusciamo a dare questo messaggio a tutte le nostre strutture e ai turisti, che chi arriva in questa parte dell'Adriatico avrà comunque le stesse sostanzialmente situazioni. Quindi abbiamo portato il distanziamento per quello che riguarda gli ombrelloni. Sarà previsto che ogni 10 metri 50, cioè 10,50 centimetri, ci potrà essere 10,50 metri quadri un ombrellone. Quindi ci sarà comunque un distanziamento importante, certezze dal punto di vista della sicurezza. All'interno delle strutture balneari, per quello che invece riguarda coloro che prendono lettini separati dagli ombrelloni, come dicevo prima, comunque ci rimangono i 2 metri di distanziamento, a meno che non siano familiari o quant'altro. All'interno del balneare, noi consigliamo, c'è proprio prescritto come consiglio, ma l'abbiamo lasciato, questo lo diamo semplicemente come consiglio, ma è importante che per quello che riguarda le docce calde al chiuse si consiglia di evitarle, ma è un semplice consiglio. L'indicazione della sanità è quella di dire docce calde o fredde, possibilmente fatte all'aperto, per tutte queste norme, per tutte le valutazioni che voi conoscete. Quindi per i balneari abbiamo trovato e speriamo di trovare una normativa condivisa tra noi, l'Emilia Romagna e eventualmente l'Abruzzo. Noi siamo la prima regione che attua questo protocollo ufficialmente, vedremo se le altre regioni seguiranno un po' questo nostro percorso e questa nostra indicazione. Ho lasciato per ultime le spiagge libere, perché da questo punto di vista abbiamo visto con il presidente dell'ANCI e con il presidente regione che vi erano tutta una serie di sollecitazioni che partivano dai vari sindaci, dai vari territori, perché ogni sindaco ha una sua esigenza. Il principio ispiratore voluto dal presidente della regione è stato uno: le spiagge libere nelle Marche debbono rimanere sostanzialmente come negli anni passati. Diamo la possibilità, le uniche due possibilità che diamo all'interno delle spiagge libere, lo stesso distanziamento per quello che riguarda lettini o asciugamani, sempre i 2 metri,
tra ombrellone e ombrellone sono, abbiamo lasciato 4 metri, tra ombrellone e ombrellone 4 metri lineari, quindi possono essere installati ombrelloni a una distanza di 4 metri l'uno dall'altro e comunque gli asciugamani o quant'altro devono stare almeno a 2 metri. Aggiungo questo, che nella differenziazione del nostro territorio, nella differenziazione del nostro territorio della costa, i sindaci, come dicevo prima, ci hanno chiesto di, come dire, avere loro la possibilità di valutare i spazi interclusi molto ristretti, parliamo dai 25-30 metri lineari, dove alcuni dicono che vi è la difficoltà di poter controllare dal punto di vista del distanziamento e sicurezza questi territori, di avere la possibilità di valutare se possono essere dati ai soggetti che poi sono limitrofi. Ma ecco, nel complesso le decine di migliaia di chilometri di spiagge libere che come Regione Marche con atti delibere abbiamo fatto rimarranno sostanzialmente aperti alla fruizione dei marchigiani che non vogliono andare legittimamente nelle strutture private, nei balneari privati, e anche i turisti che non vogliono. Quindi abbiamo cercato di, come dire, coniugare queste importanti esigenze dei nostri concittadini marchigiani e turisti con le esigenze dei balneari. Bene, prima di lasciare alle domande che credo ci farà Margherita tramite la chat, voglio ricordare che oggi, attraverso un meccanismo di equiparazione, voi sapete che gli alberghi non sono mai stati chiusi, nel senso che sono stati tra le categorie rimaste aperte, se hanno chiuso per altre ragioni, ovviamente per difficoltà di avere clienti, vi dicendo. Noi equipariamo le strutture similari, che sono di tipo extra alberghiero, all'alberghiero per poter avviare da oggi anche queste attività. Dal bed and breakfast, alle forme country house, eccetera, quindi sia in campagna sia un po' nei nostri borghi, nelle nostre comunità, dare anche questa opportunità in modo che nella riapertura si metta in moto anche questo segmento importante che abbiamo visto negli ultimi anni avere una grande attrattività. E infine c'è una cosa da puntualizzare nella roadmap che ci distanzia da qui al 18. Oggi ci sarà l'incontro con il ministro Boccia, che spero confermerà questa data del 18 come data di riapertura. Noi, secondo punto, abbiamo le carte in regola, essendo l'ultimo monitoraggio la miglior regione d'Italia come dato epidemiologico, quindi sicuramente siamo a posto, c'è chi ha il dato triplo del nostro che dice che è a posto, quindi figuriamoci noi. Ma terzo punto, per poter mantenere questo percorso di riaperture, è assolutamente importante che continuiamo a mantenere questa curva epidemiologica. Significa che le regole che diamo in termini di sicurezza vanno rispettate per molte ragioni. Perché la sicurezza per l'artigiano che lavora nella sua attività, per i dipendenti che lavorano insieme a lui, per i clienti che frequentano l'attività economica, ma per tutti quanti, perché se si dovesse riaccendere il dato pandemico, è chiaro che saremo costretti a tornare indietro sul meccanismo di riapertura. Questo è un grande senso di responsabilità che ci riguarda tutti quanti, dall'uso della mascherina, dalle distanze sociali, insomma, fare in modo che queste opportunità vengano vissute in modo corretto. Le linee guida aiutano, le linee guida danno indicazioni, fatte oggi hanno un senso, perché se immaginiamo che un'attività lunedì deve ripartire, è chiaro che ha bisogno di avere questi dati per tempo, quindi come giunta, dopo una decina di giorni di lavoro con le associazioni di categorie, con tutte, l'abbiamo provato e c'è tempo per poterle implementare. Se servirà qualche aggiustamento in settimana lo faremo, non è questo il problema. Però certamente come regione abbiamo messo nelle migliori condizioni questa fase di ripartenza, sia sotto profilo sanitario, sia sotto il profilo dell'organizzazione della sicurezza data attraverso le linee guida, sia per la tranquillità dell'operatore che deve ripartire, per il cliente che deve andare all'interno di questa attività. Quindi nessuna improvvisazione, cose fatte per tempo, linee guida solide confrontate con la sanità, sono un percorso qualificante con il quale seguiamo con grande interesse la riapertura, perché la filosofia della riapertura è il prima possibile, perché star chiusi penalizza l'attività, ma in sicurezza, ma nelle condizioni di sicurezza. E noi stiamo tenendo insieme questi due aspetti con grande determinazione. E Margherita, se ho domande? Sì.
Allora, c'è Michele Romano, Agenzia Italia. I protocolli presentati e condivisi nelle Marche sono stati già presentati al governo e se non ancora, quando verranno presentati? Significa quindi che si andrà avanti a prescindere da un eventuale parere centrale? Beh, alle linee guida non è che ci ha obbligato nessuno, è stata una scelta nostra, quella di supportare le imprese e le attività dando delle indicazioni. La riapertura, come dicevo prima, avrà un incontro oggi pomeriggio che stabilirà data, io penso quello del 18, noi su quella data ci posizioneremo. Quindi la concordia col governo è sulla data del 18, le linee guida è un contributo che diamo, anzi, le abbiamo già trasmesse man mano che veniva prodotta all'INAIL, che è il soggetto che per il governo deve fare le linee guida nazionali. Quindi a livello regionale abbiamo già condiviso, ma non adesso, passo passo, il percorso con l'ente che per il governo dovrà fare le linee guida per tutti quanti. Quindi crediamo di aver dato un contributo importante, anche in termini forse di ispirazione, avendo fatto un lavoro che mettiamo a disposizione dell'email e quindi di tutti. Io ho solo un'altra domanda, quindi chiedo ai colleghi, visti anche i tempi che non sono larghissimi, se avete necessità di chiedere lo fate scrivendo nella chat della diretta. O Matteo Del Vecchio Fano informa che chiede, ecco, è arrivata un'altra domanda, per quanto, un attimo solo che adesso stanno arrivando, lo sport nelle strutture balneari è ufficialmente vietato? No, attualmente nelle linee guida abbiamo previsto che sport di gruppo, chiaramente per quello che riguarda le strutture balneari, vale, soprattutto noi abbiamo dato anche la possibilità, daremo la possibilità proprio per compensare alcune situazioni interne ai balneari, che se vogliono possono utilizzare questi spazi che erano utilizzati ad esempio per il bicivoglio, o quant'altro, o l'animazione, anche per mettere all'interno ombrelloni. Bravo. Quindi, come possibilità sempre. In questa fase gli sport sono di gruppo, sono vietati, e vediamo se poi nel tempo questa possibilità verrà data dal governo. Individuali li possono fare, quindi possono utilizzare gli sport individuali all'interno di questi, ma non di gruppo. E comunque abbiamo dato un'ulteriore possibilità alle strutture balneari di utilizzare quegli spazi. Molto bene. Poi, allora, ho una domanda per l'assessora Bora, Luca Fabri, Agenzia Dire. Chiede un approfondimento sui protocolli su bar e ristoranti. Ah, sì. Sì, ciao. Ciao Luca, ne approfitto anche per dire una cosa che prima non è che mi è sfuggita, ma in realtà ancora diciamo non è ufficiale, ma ci tengo a condividerla con voi. Dovremo nella prossima conferenza delle regioni posticipare l'inizio dei saldi al 1° di agosto, così come ci è stato chiesto dai commercianti. La commissione che coordino quell'attività produttiva della conferenza regionale l'ha già deliberata all'unanimità, aspettiamo la ratifica della conferenza. Per quanto riguarda invece il protocollo bar-ristoranti, abbiamo pensato di garantire in questo modo le condizioni di sicurezza. Laddove i clienti siano o familiari oppure conviventi, non c'è l'obbligo di utilizzare dispositivi mobili. Laddove invece insomma, la prenotazione avvenga da parte di comitive che come dire, non appartengono allo stesso nucleo familiare, allora a quel punto c'è o l'obbligo distanziamento di 1 metro o sedia a sedia oppure seduta a fronte, oppure la possibilità di introdurre dispositivi di sicurezza mobili, quindi tanto per intenderci queste famose barriere plexiglass. Poi abbiamo Raffaele Vitali, chi controlla e come, con quali risorse le spiagge liberi? Bar e gelaterie, è possibile o no prendere un cono gelato, cosa che tra l'altro tutti stanno già vendendo? Caffè, l'ordine online è impensabile, quindi? Allora, velocemente per quello che riguarda la mia domanda, no, per quello che riguarda le spiagge libere, chiaramente come sempre il controllo con
dipendere, è una competenza delle amministrazioni, dei comuni, e ogni comune, come dicevamo prima, farà questo controllo con le possibilità o come meglio crede, quindi utilizzando associazioni e quant'altro, però il controllo sarà effettuato dalle amministrazioni comunali. Mamela. Sì, intanto saluto calorosamente Raffaele. Intanto valgono le regole, direi, dell'asporto del takeaway, quindi diciamo se il cono viene erogato e poi consumato al di fuori non ci sono problemi. Oggi sì, sì, chiaro, no? Dal 18 poi sì, assolutamente può essere fatto, così come per i bar, nel senso che, come sapete, è già possibile asportare anche solo il caffè dalla settimana prossima, invece insomma non ci saranno problemi di sorta in questo senso. Abbiamo Stefano Pagliarini, Ancona Today, una domanda specifica sulle spiagge. Sarà consentito fruire di un ombrellone da parte di più nuclei familiari? Spiagge, no, sulle, di più, di, sulle spiagge, cioè, quelli che prendono le ombrellone, due, tre famiglie, no? Sulle spiagge pubbliche, quelle libere? No, lì soltanto una famiglia, un ombrellone per una famiglia, quindi rispetto, noi abbiamo dato questa possibilità, ma un ombrellone ogni famiglia, chiaramente. Ma tu non alterni. Sugli ombrelloni, posso, però chiaramente ecco, una cosa molto molto importante che, a cui teniamo, ma che è condivisa con i balneari titolari, è quella che sanificazione continua e soprattutto igienizzazione ogni qualvolta cambiano le famiglie, questo è fondamentale e sarà un obbligo molto rigido. Okay. Poi Giovanni De Franceschi... Lo possono prendere insieme ma non andarci insieme. Ecco, certo. Quindi lo possono prendere insieme ma non andarci insieme. E poi, tra una famiglia e l'altra c'è la sanificazione. Giovanni De Franceschi credo sia soddisfatto perché chiedeva qualche specifica sul protocollo per bar e ristoranti, ma l'abbiamo data. Poi c'è un collega, però non ha messo né nome né testata, chiede al Presidente: siete al lavoro anche per quanto riguarda le riaperture dei centri estivi per i bambini? Sì, come già... guarda, facciamo dire a Maurizio perché era già nell'elenco. Sì, come diceva il Presidente prima, abbiamo... rispetto alla premessa che il Presidente Ceriscioli ha fatto, ci ha chiesto disponibilità ai comuni attraverso gli ambiti territoriali e sociali, si sono già attivati e quindi ancora non è omogeneo su tutto il territorio regionale, però stanno arrivando i contributi, l'ANCI insieme alla Regione sta lavorando perché ci siano già offerte. Alcuni di questo tipo. Dato la data. Esatto, alcuni già hanno già dichiarato la disponibilità ad attivarli, altri si stanno strutturando. I centri estivi erano in quell'elenco che dicevamo prima. Okay. Poi abbiamo... credo Annalisa Pignanesi Centropagina, che scrive: ho dimenticato di mettere il nome, scusate. Sulle misure previste, i sindaci possono eventualmente porre dei veti e decidere delle limitazioni o altre misure? Sulle riaperture? Sì. Allora, essendo autorità sanitaria, avendo potestà regolamentare, secondo me quei regolamenti come autorità sanitaria possono fare tanta roba. E quindi già alcune di queste regole prevedono proprio un ruolo dei comuni specifico, poi nessuno li toglie il ruolo che hanno in generale sulla potestà regolamentare e tutto il resto. Ok. Poi un approfondimento di Giovanni De Franceschi, Cronache Maceratesi, sui negozi di abbigliamento. Assessore Abora. Abbigliamento molto importante. Sì, chiaramente per i negozi di abbigliamento vale il discorso che vige anche per gli altri esercizi commerciali, cioè bisogna entrare evitando gli assembramenti, anche gli spogliatoi dovranno essere sanificati e l'utilizzo delle mascherine è obbligatorio all'interno del locale. Poi su bar e ristoranti, chiede Alessandra Massi, ANSA, se è obbligatoria la prenotazione.
Sì, per ristoranti. No, per ristoranti, solo per ristoranti al momento. Quello ristoranti. Sì, assolutamente sì. Okay. E gradiremmo che al momento della prenotazione comunque si in qualche modo si dicesse se i clienti fanno parte del convivono, convivono o no, così da facilitare poi l'organizzazione del tavolo anche al ristoratore. Daniele Gassucci chiede: per le eccellenze turistiche come le grotte di Patacchi, quindi per l'entroterra, avete già individuato i protocolli? Sì. No, su questo ci stiamo lavorando, su tutto il tema dell'attrazione, musei, eccetera. Però non è particolarmente complesso, specie le grotte, tenere il distanziamento e tutto il resto. È chiaro che il protocollo, come sempre, deve tener conto di una varietà più ampia, insomma, come facciamo sempre, per categorie, non per singole attrazioni. Andrea Tappi, Corriere Adriatico. L'idea di mettere a pagamento porzioni di spiagge libere, come vi trova? Il contrario. Noi siamo, l'ho detto nel mio intervento, intanto spiagge libere sono spiagge libere. Spero che al di là, sì, il principio è quello di non far pagare assolutamente, bisogna trovare forme ai comuni. Per esempio, noi pensiamo anche a quei famosi finanziamenti che ogni anno arrivavano, no, sì, Presidente, in merito alla sicurezza che arrivava ai comuni della costa. Se quest'anno arrivano lo stesso, dovrebbero essere dedicati non più per interventi alla sicurezza vera, che è quella delle spiagge libere. Quindi chiaramente dovranno essere concentrati lì. Per quello che ci riguarda, noi siamo contrari, ecco, al pagamento sulle spiagge libere, perché sono libere perché i cittadini marchigiani e turisti devono avere la possibilità di utilizzare a nessun costo quegli spazi. Molto bene. Vera TV, Francesco Marconi, che indirizzo prenderete per la situazione pubblico spettacolo? Farete delle variazioni sulla normativa? Ma ancora, come dicevo, sono tutte cose sulle quali ancora non c'è il protocollo, anche perché non c'è neanche un'indicazione di massima sulla loro riattivazione, però faremo, come vi ho detto, per le grotte di Frassassi, per la parte museale, anche per questo. Sì, in tempi brevi. In tempi brevi. Gli eventi estivi della Pignanese. Cosa sono gli eventi estivi? Per gli eventi estivi ed è tutto. Gli eventi estivi che solitamente si tengono nelle località turistiche della costa. Sì, ma è di tutto uguale, dalla mostra, tutto il resto vale, sono sottocategorie di quello che dicevamo prima. Poi Raffaele Vitali, come porterete i turisti nelle Marche e ci saranno agevolazioni per gli stessi marchigiani che prenotano strutture locali? Ma ci sono, intanto, il Presidente ricordava che intanto la cosa interessante, forse quella più, come dire, nel pacchetto del turismo nazionale e a cui ci saranno aggiunte altre situazioni, sono i bonus vacanza, questi voucher che vengono dati alle famiglie con un reddito che, mi sembra, se non sbaglio, vada dai 30.000 euro, quindi un medio basso, quindi sicuramente questa è l'opportunità migliore. Per quello che riguarda la Regione Marche, come comunicazione e promozione, stiamo rimodulando tutta la promozione nostra a livello nazionale e interregionale. L'obiettivo è quello di fare una promozione mirata a partire già dal 18-20 maggio fino a tutto il mese di giugno, dove lanceremo veramente una nuova modo di approcciare la comunicazione sia sul digitale che sulle radio nazionali e quant'altro. Mi sono persa se abbiamo parlato dei bonus per i marchigiani che decidono di parlare nelle mani, di restare nelle mani. Noi stiamo ragionando su due misure, Presidente. No, infatti utilizzano quello, ma noi stiamo ragionando su una misura che è molto interessante, che riguarda i nostri connazionali nel mondo. Noi abbiamo l'associazione dei marchigiani nel mondo che è più di 1,5 milioni, e quindi vorremmo fare una misura per dare la possibilità a questi ai nostri marchigiani che stanno all'estero di poter sfruttare questa volta le Marche, quindi un doppio vantaggio: economia per le Marche e riprendersi in mano la bellezza della nostra regione. Bene. Okay. C'è una domanda da Fano TV: in quanti massimo sotto un ombrellone? Se c'è un contingentamento per i tavoli nei ristoranti e per il numero dei clienti. Allora, vai. No, il numero sotto gli ombrelloni è 4 famiglie. Chiaramente se sono
e due se sono con distanziamento e quant'altro nell'ombrellone, ma la famiglia può andare 4, diciamo, noi abbiamo previsto un massimo di 4. Figli o 4? Cioè, che dopo il distanziamento detta il numero. Non c'è un numero, sì, però il distanziamento poi certo, no? Il distanziamento nostro è detta anche noi, perché sono una famiglia numerosa di 6x4 più 2 genitori e chiaramente possono stare lì, ma devono stare nel distanziamento. Per esempio, 4 genitori, 4 bimbi piccoli ci starebbero anche, con 4 figli grandi no, perché dopo non rispettano. Quindi scatta un meccanismo di distanziamento proprio turni. Diretto. Okay. E i ristoranti? Sì, per quanto riguarda... Grazie. Gli sconti di andamento del tavolo all'assoluto del calcolo matematico che deriva dalla riorganizzazione interna dal locale, tenuto conto che molti comuni hanno già anticipato proprio insomma il direttivo che si è tenuto la settimana scorsa, che daranno comunque la possibilità di utilizzare spazi pubblici antistanti laddove comunque chiaramente questo fosse possibile. E senza, stanno lavorando col governo, non avremo senza ulteriori costi, speriamo, per gli esercenti. Quindi comunque diciamo che contiamo che attraverso questa struttura buona parte anche dei coperti si possa recuperare. Noi abbiamo ancora tre, allora una è molto Cristina di Romarche, se sono più ricche di diverse persone della regione, per esempio per fare di no, No. Non sono previste, però lo già dico, e poi Tardi è ancora in piedi l'ipotesi di rimborsare il 50% delle spese di viaggio per i turisti che vengono delle Marche. Questo per parlare per questi di marchigiani? No, l'idea è quella di utilizzarli per i marchigiani nel mondo, perché chiaramente questo atto delle. Questo del decreto del governo che permette agli italiani di fruire di questo bonus, naturalmente ci permette di dilatare le risorse su altre misure. Ecco, poi io ho una domanda fuori tema, poi il presidente magari un'altra sede. Stefano Pagliarini, ancora lei, approfitto per una domanda fuori tema, presidente, come risponde alle regole dei mercati specializzati? Le richieste? No, credo che già abbia fatto una lettera alla professione Furia all'università per avere gli elenchi, e per cui vale il principio che abbiamo detto più volte, che daremo un contributo a tutti quelli che hanno lavorato dentro l'emergenza Covid, e nel tutti ricomprendiamo anche gli specializzanti del primo e secondo anno. Perché gli altri sono già inquadrati in qualche maniera contrattualisticamente, questi lo fanno nel percorso formativo, ma nella misura in cui viene riconosciuto il loro contributo, vale il principio anche per gli altri. Quindi è stata fatta un'azione ricognitoria, fuori ovviamente al tavolo dei sindacati, perché trattiamo di soggetti che non sono dipendenti. Quindi anche per loro ci sarà il giusto contributo. Tipo quella? C'è quella? Cosa? Plasma e contributo. Ah, plasma, c'è un plasma. Ieri è stato fatto veramente un polverone vergognoso dalla Lega, dicendo cose assolutamente false, cioè parlando di veti. Il potere di veto forse se l'avrà il presidente degli Stati Uniti d'America, ma non credo che esista il veto dei presidenti di regione. Quindi totalmente infondato. Questa mattina è arrivato il verbale della commissione etica, in giornata i proponenti della ricerca risponderanno a tutti i quesiti, quindi non era vero neppure la bocciatura del protocollo, ma è stata fatta una richiesta di integrazioni su più punti, e quindi capace che fra oggi e domani l'intera vicenda si chiuderà positivamente. Quindi è un gran polverone, addirittura 20 su cure e terapie. Quando noi finalisti abbiamo chiesto proprio di poter aderire al percorso, perché l'abbiamo fatto per tutte le sperimentazioni, non abbiamo escluso neanche questa, e tutta la struttura poi è pronta per partire materialmente all'interno della sperimentazione. Quindi si è confusa la richiesta di chiarimenti con una bocciatura, i chiarimenti arriveranno, contiamo nell'arco di 1 o 2 giorni di poter attivare la sperimentazione. Più chiaro di così, si
la fatica. Certo, è impossibile rispondere prima che arrivasse anche il verbale, e essendo il verbale giunto stamattina si è attuata l'altra parte del percorso. E speculare sulla sensibilità di persone malate dicendo cose false, dimostra quello che si è, no? Quindi credo che quello che accadrà tra oggi e domani chiuderà definitivamente la partita, sbugiardando fino in fondo chi ha voluto sostenere falsità. I sindaci non hanno risorse, presidente Mangiarardi. Il governo non le ha ancora stanziate. Come si promuove un comune? Come affronta l'estate? Come garantisce servizi e controlli? Intanto, una bella domanda. Noi intanto conta quello che abbiamo fatto. Abbiamo spostato tutti i pagamenti della cosa per l'occupazione del suolo pubblico, Vattari, gran parte a settembre proprio per aiutare le nostre imprese. Oggi ci deve essere l'azione di responsabilità da parte del governo, perché con l'ANCI nazionale abbiamo stabilito un percorso che deve portare a ristornare 3 miliardi e mezzo agli enti locali. Se così non fosse, sarebbe veramente complicato da una parte rispondere alle esigenze delle nostre imprese e dall'altro garantire i bilanci dei comuni. Quindi ci sono questi 3 miliardi e mezzo che per forza devono arrivare ai comuni, perché noi stiamo, per esempio, dico solo, creando dei buchi rispetto alla cassa, spostando il pagamento della Tari che doveva venire ad aprile, portandolo a settembre, significa che proprio materialmente non abbiamo più cassa. Io dico che contano questi percorsi che stiamo facendo con la regione per far ripartire l'economia. Il governo deve fare la sua parte. Molto bene. Ok, le due domande poi devo considerare chiuse. Allora, se è Paolo Consigli di oggi, chi controlla le distanze e le presenze sotto gli ombrelloni? Il titolare degli stabilimenti o le autorità? Sotto delle strutture private, nei balneari privati, naturalmente il titolare è il primo controllo, ma poi nessuno impedisce, anzi sicuramente dovranno essere effettuati controlli da parte delle forze dell'ordine o quant'altro. Quindi da questo punto di vista si ha collaborato molto. E approfitto anche per ricordare al presidente Pucanzi di ringraziare la capitale del porto, l'ammiraglio, che comunque ha dato indicazioni e suggerimenti molto pensati. L'ultima domanda è sui contributi all'editoria locale e alle edicole. Allora, sui contributi all'editoria locale, Presidente, posso rispondere, perché stiamo predisponendo già bandi, come ogni anno, quest'anno abbiamo anticipato, come assessorato alla cultura, per proprio dare e tenere alta l'attenzione sull'editoria e sulla cultura in generale, su cui anche qui, con il Presidente, abbiamo aperto un capitolo chiamato Exit Strategy della Cultura. Quindi sull'editoria ci saranno dei bandi che stanno scendendo. Le altre attività parteciperanno come tutte ai fondi per i contributi tra le imprese. Barbara Chini, dove viaggi? Chiede una precisazione. Comunque vada, a livello nazionale, il protocollo rimane operativo, non serve altro? Quando apre la stagione, è operativo così come lo state presentando? Certo, come dicevo prima, almeno di aggiustamenti in corso che dovesse arrivare per qualche elemento nuovo, certo, rimangono questi, perché ovviamente in condizione di persone di capire. Ok, l'ultima di tasse, poi veramente non ne posso più, visto che ci siamo, le contestazioni di Acquaroli sul bazooka da 200 milioni, lui dice che per ora è più desiderio che realtà, che in bilancio non c'è un euro, e propone IRAP selettiva e riconversione con gli europei. No, ma è molto interessante la posizione da colore che non ci crede, meglio, perché quando metteremo le risorse lo faremo certamente non con contributi da parole. Non ha capito manco dove si possono prendere, giustamente, ha fatto solo i consigli regionali, non può capire come funziona la regione. Grazie a tutti. Grazie.